L'agricoltura è un settore di primaria importanza per l'economia lombarda e la giunta di Roberto Maroni sta approfondendo notevoli sforzi per rendere le politiche agricole il più possibile all'altezza delle aspettative del settore. Ne abbiamo parlato con l'assessore competente Gianni Fava. Assessore Gianni Fava, oggi un consiglio importante, di cosa si discute nel suo settore? Oggi si discute il piano regionale di sviluppo, ma per quanto mi riguarda la cosa più importante sarà nel pomeriggio, perché abbiamo un incontro, il primo incontro formale sul tema del prezzo del latte con gli industriali e le associazioni di categoria. Allora, tanto da fare anche per quanto riguarda l'agricoltura in Regione Lombardia. Dopo questi 100 giorni, come vi state muovendo? Ci stiamo muovendo nell'ottica della macroregione, stiamo spingendo in questa direzione e stiamo avendo anche soddisfazione da questo punto di vista. Ieri a Mantova per la prima volta le 5 regioni del nord, Piemonte, Veneto, Lombardia, ma anche Emilia Romagna, Friuli, Venezia e Giulia, che non erano assolutamente scontate, hanno scelto di sottoscrivere un accordo di filiera sulla filiera del suino. Questo è per esempio per noi un fatto senza precedenti da questo punto di vista, perché mai era successo che le 5 regioni trovassero un'intesa su una tematica così scottante come quella di una filiera assolutamente in crisi e in difficoltà. Nei prossimi giorni credo che inizieremo un analogo tavolo sempre con le stesse 5 regioni per la filiera del pioppo, cioè stiamo organizzando il lavoro sul versante agricolo per zone e aree omogenee. Queste aree omogenee coincidono con quella che per noi è la macroregione del nord. Ecco, allora, politiche però sono difficili in questo momento sia per la crisi delle varie filiere, per questioni meteorologiche ma anche per questioni economiche, sia per politiche diverse. Beh, noi abbiamo, sicuramente scontiamo il problema di avere un ministero inutile, lontano, inadeguato, che non ascolta le esigenze di un territorio che in questo momento ha bisogno di essere assistito per un rilancio serio. Dalla filiera agroalimentare può ripartire con slancio un'iniziativa che porti a tornare ad avere una dinamica di crescita anche sul versante più non propriamente agricolo, ma in generale in tutta la filiera. Per fare questo servono politiche vere. Le politiche vere, vista la latitanza del Ministero e del Governo, cerchiamo di metterle in atto noi. E scherzando, molto spesso dice: se avessi saputo cosa sarebbe andato incontro, non avrei preso questo assessorato. Adesso, dopo 100 giorni, pensa lo stesso? Beh, io lo dico scherzando, però penso esattamente lo stesso. Devo dire che il livello di complicazione di questo assessorato è di gran lunga superiore alla percezione che si ha all'esterno del mondo agricolo e delle difficoltà del mondo agricolo. Su questo assessorato c'erano tante aspettative e cercare di fare in modo di accontentarle tutte è un lavoro abbastanza complicato, però ci sto mettendo molto impegno.